anche che ci sia la gioia, che ci sia l'amicizia fra tutti, che ogni giorno si dia un passo avanti per la giustizia. La pace è un lavoro, non è una stare tranquilli, no, no. La vera pace è lavorare perché tutti abbiano la soluzione ai problemi, ai bisogni che hanno nella sua terra, nella sua patria, nella sua famiglia, nella sua società. Before you can call him a man, how many seas must a word of say before she sleeps in sand? Dal febbraio 2022 non passa giorno senza un pensiero e un'invocazione per la pace in Ucraina. Ciò vuol dire che abbiamo dimenticato la maggior parte dei teatri di guerra sparsi nel mondo. Abbiamo dimenticato l'Afghanistan, il Myanmar, lo Yemen, il Tigray e tanti altri teatri di guerra. Ma dal febbraio scorso abbiamo il quotidiano aggiornamento sulla guerra in Ucraina e non possiamo lasciarla indietro. Alla fine non è solo la più vicina geograficamente, ma è la causa di gravissimi danni sul piano umano, per non parlare del piano economico e di quello politico. Su quest'ultimo piano, veramente, ognuno ha dato la sua interpretazione, si è autoassolto, ha scaricato sull'avversario le responsabilità e si continua a rifiutare qualunque ipotesi di tregua o di accordo o di cessate il fuoco. Per partito preso non si fa il primo passo, né la prima ammissione sulla perversione cui è giunto il conflitto, con la sua devastazione totale di città, di vite, di civili. Allora, come gridare il desiderio della pace? Come portare il bisogno della pace nei nostri cuori, passando per le strutture della civiltà e del rispetto delle persone e delle nazioni? Anche una marcia della pace, soprattutto se rivolta ai più piccoli, anche un'infiorata, porta in sé il germe della fraternità, il sogno dei popoli della convivenza pacifica e armoniosa. Potrà sembrare un'illusione pensare che questo grido possa essere udito al di là del nostro portone, tanto è flebile di fronte al tumulto suscitato dalla mobilità del mercato oppure da una partita di calcio che si trasforma in uno scontro tra i tifosi. Comunque, l'infiorata rimane nella sua semplice e disarmante bellezza un segno, un grido, un'invocazione. Noi crediamo nella pace, crediamo nel rispetto tra le persone, crediamo nell'amore reciproco. Ecco cosa vogliamo dire. Questo vuol dire l'infiorata Larianese 2022. Essa è stata realizzata mettendo in campo coraggio, intraprendenza, ma anche prudenza e riflessione. Venendo dalle tristi stagioni del Covid-19, abbiamo colto la diffidenza delle associazioni e delle persone singole a esporsi senza riserve come accadeva agli anni precedenti. La riduzione delle misure e del numero dei quadri ha consentito partecipazione, sia pure ridotta. Efficaci le modifiche sulla composizione dei quadri, sul rapporto fiori e altri materiali, la scelta dei soggetti più semplici. Tutto ha consentito la realizzazione della 12ª edizione dell'Infiorata Larianese. Imagine all the people
l'apertura della 12ª infiorata l'Arianese è affidata al gruppo strumentale, gruppo storico, con la vocazione primaria della musica, come dice il nome, ma sempre attivo nelle iniziative comuni, oltre che in quelle specifiche e benemerite di sua iniziativa. Ha scelto un'immagine vibrante, dove la giovanissima protagonista si produce in un movimento ascensionale, teso a raggiungere la pace, rappresentata nella bandiera colorata. Ovunque siamo, c'è sempre qualcuno attorno a noi che potrebbe beneficiare del nostro aiuto. Cerchiamo allora di tenere gli occhi ben aperti e ogni volta che potremo aiutare, facciamolo. Gli Scout, altro gruppo storico, sempre presente nelle precedenti edizioni dell'Infiorata, anche quest'anno, anzi, dovrei dire specialmente quest'anno, non poteva far mancare il suo apporto. Si tratta di un simbolo, potremmo dire del simbolo universale della pace, la colomba, rappresentata in bianco e nero, mentre tutto il resto è a colori. La colomba vola in mezzo a un cielo coloratissimo, segno della speranza alla quale non dobbiamo rinunciare. Tu sei venuto a portare la pace, Signore Gesù. Così hanno cantato gli angeli nella notte della tua nascita. Una pace offerta a tutti coloro che la cercano con cuore sincero. Una pace che raggiunge le profondità segrete dell'anima e guarisce ogni ferita. Una pace che nasce dalla certezza di essere amati da Dio. Una pace che sgorga dalla sua misericordia. La protezione civile di Lariano, socio benemerito dell'infiorata larianese, come ogni anno, trova nei suoi iscritti la determinazione di lanciare un messaggio. Quest'anno ha voluto lanciare i fiori, prendendo come spunto la vecchia canzone «Mettete fiori nei vostri cannoni». Ha deciso di esprimere il desiderio della pace con un quadro pieno di simbolismo espressivo. Lanciatevi fiori, siano portatori di un messaggio di fraternità. Dal momento che sappiamo di essere circondati dal tuo amore, possiamo venire incontro a te e al nostro prossimo senza la preoccupazione costante di giustificarci e di difenderci. È vero, Gesù, abbiamo fatto pace finalmente con noi stessi e ora possiamo diventare artigiani di pace. Sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia, sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia. La convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo. Il quadro, realizzato dall'associazione più antica di Lariano, Madonna del Buon Consiglio, ha fatto suo il grido dei pacifisti di tutto il mondo che non hanno mai smesso di invocare la pace attraverso le canzoni di protesta. Oggi la minaccia si è fatta più vicina. È inutile nascondere un certo timore per minacce ventilate, che seppure pronunciate per creare panico, sono comunque espressioni di mentalità davvero pericolose. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Ognuno di noi ha qualcosa da donare agli altri. Con l'azione si ha la possibilità di agire o con la preghiera se siamo immobilizzati. Proviamo a riflettere su quello che possiamo donare. Abbiamo molto più potere di quanto immaginiamo. Stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Anche la confraternita Giovanni Paolo II ha partecipato da sempre all'infiorata larianese, spesso unendosi ad altre associazioni.
Quest'anno il tema obbligato della pace è stato abbinato a quello della libertà. Anche l'immagine resa con i fiori fa pensare alla Statua della Libertà di New York. Non ha altro da spartire con la celebre statua, se non l'ideale. Dove c'è pace, c'è anche libertà e viceversa. Eravamo figli lontani e dispersi come pecore senza pastore. Tu ci hai ricondotti alla casa del Padre tuo. Ci hai fatto percepire il calore del tuo abbraccio, la tenerezza del suo perdono, la festa preparata per noi. La vita è un valore. Il gruppo Caritas della parrocchia allarga il suo servizio di incontro alle persone anche nella partecipazione all'infiorata. Questa è letta, giustamente, come un invito alla condivisione, alla fraternità. Infatti è frequente sperimentare che i bisogni primari delle persone non sono soltanto di natura alimentare o economica, sono soprattutto relazionale. Se le famiglie fossero sensibili a questo tema, certamente ci sarebbero meno poveri e infelici. I simboli sono eloquenti: la colomba, l'olivo e le mani. Tu, Gesù, ci hai donato la pazienza necessaria per ascoltare, la saggezza di attendere nel silenzio ogni nostra risposta. Tu, Gesù, ci hai tracciato la strada della comprensione e della benevolenza. E ora quelli che incontriamo non sono più sottoposti al nostro bisogno di imporre la nostra intelligenza e la nostra determinazione. L'associazione Valle Blasi, da sempre impegnata nell'animazione dell'infiorata, quest'anno ha scelto un messaggio delicato come il motivo floreale che ha rappresentato. Attraverso i colori armoniosi, giunge il messaggio. Pace vuol dire sensibilità, delicatezza, attenzione verso l'altro. Pace non è solo assenza di guerra o di violenza. Pace è costruire armonia insieme, fare scelte condivise. Questo è anche il cammino delle nostre associazioni. Quando il percorso è condiviso, anche i risultati sono significativi. Per costruire pace bisogna innanzitutto rinunciare alla violenza, rimettere in discussione un sistema fondato sull'esibizione e sull'uso della forza per raggiungere i propri obiettivi. Anche il fungo porcino, certamente la più conosciuta delle nostre associazioni e una delle più antiche, sempre presente nella realizzazione dell'infiorata, ha scelto come tema il messaggio di pace da inviare a tutto il mondo, rappresentato nel globo terrestre. Tanti piccoli messaggi, come avviene quando mandiamo una foto sul nostro cellulare e questa foto fa il giro del mondo. È quello che ci viene proposto. Perché la pace non sia solo un concetto astratto, ma sia un obiettivo da raggiungere e al quale ognuno di noi mette il suo contributo. Non è nostra proprietà questa terra che abitiamo, questa casa che non abbiamo costruito con le nostre mani e che abbiamo ricevuto dalla tua bontà. È stata affidata a noi, ma è destinata a tutti. Perciò domanda innanzitutto il nostro rispetto. Mentre ammiriamo il lavoro ordinato e sereno di tante persone, tutte tese a mettere un tassello alla bellezza dei quadri, pensiamo all'urgenza che il messaggio della pace si diffonda. Pensiamo sia importante far crescere i nostri giovani con il desiderio della pace. Pensiamo che ci vorranno molte infiorate, ma siamo disposti a percorrere tutta la strada che ci separa da questo traguardo.